Allora come si pappano sta gente qua? Dove si è finito? Ho avviato la live. Dov'è? Allora, vediamo un po'. Tartaruga ha un bel po' di vita, quindi ci mettono un po'. Tra l'altro lei fa fatica a beccarli, quando li becca gli fa pochissimo danno. 12. Guarda il parasauro invece quanto dura questo. Dov'è? Sei rimasto fermo? La difesa sono formidabili questi qua in gruppo, sciame. Infatti credo che sono i migliori, anche perché poi sono meno ingombranti. Oh, ma io questi non li capisco, ti guardano per mezz'ora. Aspettano che gli arrivano gli altri. Sparito. Allora, vediamo un po'. Quelli sono furbetti, aspettano i rinforzi e poi si attacca. Allora, cosa vogliamo fare a copiare intanto? Oh, scusa. Abbiamo i due gialli che sono forse quelli con le stat migliori. Prima donna e presidente sono i migliori. Sì, dovrebbero essere loro. Questo chi è? Ah, questo qua era il mio. Ah, proviamo un po' a vedere qua. Ma poi i semi di narcobacca. Ah, abbiamo una produzione di bacche. Questa roba qua la metto in frigo. Ok. Ah, bisogna fare un po' di fibra. Ah, ho spostato un po' di roba negli armadi. Ho fatto, perché ci sarebbe anche altra roba da spostare. Attrezzatura e armatura. Ma quell'affare lì deve rimanere. Ammazza quanto è alto. Non l'avevo visto ieri che era così alto. Mordi rossa, deve rimanere proprio lì così davanti. Fa la guardia all'ingresso. No, serve per spostare la roba. Allora, adesso vado a prendere, perché c'era rimasta roba su. Terremoto. È lui che si sposta. Dunque, allora. Ah, poi ti faccio vedere. L'hai visto questo cosa può fare, vero? Guarda. Ma sai che, cioè, l'ho visto oggi che dal vivo, diciamo, non è nostro. Sì, infatti, si fa così, ma che scherzi che tu lo prendi per una pietra. Esatto, lo prendi per una pietra, poi se sei ovviamente uno di una tribù rivale, questo si alza. E poi sta praticamente nella zona desertica, che è uguale identico al terreno, diciamo, alla sabbia. Sì, sì, si mettizza da Dio. Infatti io l'avevo preso per zolfo quando ero andato sul vulcano. E guarda, una bella roccia di zolfo. Ero già lì pronto col piccone e tac, mi si è alzato sto polverone, sto robo gigante che uscì dal... Quindi ci abbiamo già una persona che ci sta seguendo. Sarà impressionato. Questo lo uso come molo da trasporto, muletto. Perché mi ha lasciato un po' di roba sui Quetzal. No, ti dicevo che c'è il problema che avendo la sella con la struttura dei rami, adesso io provando a spostarne uno si vede che si bugga la sella, la struttura rimane ferma, tu magari ti sposti, però si bugga, se tu esci ti teletrasporta nella struttura che è rimasta nel cui era atterrato l'animale, capito? Per sbuggare bisogna andare fuori dal raggio visivo e far riprocessare l'area al gioco. Non rimane lì la sella, è un po' della rileva come roba nemica, e quindi ho visto. Allora, no, trasferisco. Tanto devi cominciare a legare questi qua, i Rex. Non abbiamo più qui le palline. Mettine uno lì vicino ai compost. Ma quello sta terremoto in tutta la base. Vedi, io questo lo devo portare vicino, perché con la pistola per il trasferimento, se no non riesco a trasferire la roba troppo lontano.
questo vuoi fare l'altra base con tutte le cose un più vicine. Non so come funziona questa storia del quadratino e che ti dà direttamente il materiale. Quale? Quale cosa dici? Sai che in alto c'è il quadratino che ti dà. Perché devi essere vicino alle fonti di risorse. Sì, ma non ha funzionato quello laggiù in fondo, dalle viverne. Perché lì forse sei più vicino alle casse, perché c'è la cassa quella lì ad angolo, forse è più vicino. Vedi, io questo l'ho ah no, gli ho tolto lo zolfo e lo prendo. Ok, allora. Ah, qua devo mettere la roba nel frigo. Non dovrebbe avere verdure in generale. Ho visto che ho fatto delle cartelline per ordinare il tutto. Sì. Allora. Le bacche? Ma poi qua sto mettendo. Metto sempre in ordine alfabetico, però non me le metto in ordine alfabetico, non capisco per quale ragione. Le cartelline, forse quelle no. Solo gli oggetti li metto. Ah, peccato perché era più si trovavano prima. Sì, perché c'è la C. Parte dalla C poi va. Equipaggia tutti gli oggetti nella cartella. Quello è che non si può rinominare la cartella. Siamo qua. Siamo qua. Ok. Non ho sbagliato. Questo qua ho portato più avanti. Ok, legati. Ah, poi Vittorio com'era messo rispetto a questi gialli? No. Allora, qual è la vita? Allora, 53.000. Che faccio? Ma cos'è quella fare lì? Tambur di guerra. Allora, ha 43.000 di vita Vittorio, mentre questo qui giallo che non ha un nome. Ah, il presidente c'è una 63.000. Praticamente. Guardiamo il livello rantamato. Mangiare, sempre mangiare. Questa è 53. 1, 54, 53, è un 46 in forza rispetto al resto è basso. 5, 6. Cominciamo a avviarli in passeggiata? Un attimo. Se queste qua si continuano a riprodurre, perché io pulisco, ma mi sa che... 359, un rex, tamato, sarebbe... Ho detto 359. Sì. 359, sì. Non era a livello massimo, Vittorio. Se no dovrebbe essere 382. Era un 50. 49. 300 stava no, molto. Era un 39, 239, 240. Non è stato tamato. 15 livelli sotto il livello massimo. Mentre questi... Questi vedono, hanno già fatto molto più. Sembra che sta...
su sto server il livello massimo delle creature wild dovrebbe essere 255. Quindi datamate dovrebbe diventare 380. Questo è un 60, 59, 6, 2, dei problemi 8, nel... 3. Ok, voglio capire. Allora. Ok. Vedi, questi essendo... generati, dovrei vedere col programmino. Comunque proviamo a fare questi due. Li hai già fatti? Partire? No. Partire? Quella pietra lì sembra un coso. È uguale. Quella lì. Non si sembra... si metti. Vabbè, fai partire. Quando logga stai facciamo uno scherzone. Sì. Billit. Vai. Allora, adesso vediamo che c'hanno i cuoricini. Non ce l'ho più i cuoricini. Ce l'aveva. Prima donna è nata da un 4,30 a 4,21. Ah, questo è 4,30 a 4,82. Quindi era un 4,70. Adesso un 4,70. Però, cioè, stanno... non viene fuori niente, perché vedi... a me non mi viene che si sta... cioè, arrivano... devi guardare la donna. Ah, già. Wow. 15. Ci arrivano i cuoricini, poi andavano via. Ah, ok. I cuoricini si arrivano quando c'è il busto, vedi? Ho già fatto l'uovo? No, questo è un uovo normale. Sì, lo so. Vado a mettere. Allora, sì, accoppiamento 58%. 60, però sono abbastanza veloci. Ah, poi ho fatto un altro di quei cosi che raccolgono in base. Perché questo qua fuori ci facciamo solo la pupuga, sì. Visto che stamattina era spento. Questo raccoglie solo la pupù grande. Mm-hmm. Quello in base invece raccoglie la catina e il resto. Va bene. Perché tutte le volte che io vado sotto a questi rex, questi fanno qualcosa? È perché si girano col muso e ti bloccano. No, cioè mi fanno i loro bisogni addosso. Ogni volta che passo, in quell'istante che sono sotto, loro tlac. Non so, è già la terza o quarta volta da oggi. Siamo a 90%. Quindi poi dopo una volta che sono, diciamo che... quanto tempo deve passare per la nascita del cucciolo? Chi è? Dai, i capelli e la barba. Sì, però è antigenico farlo qui, cioè vai nella stanza apposita. Chi è? È un taglio. Eccolo qua. Adesso lasciamolo qua, vediamo se viene preso. È immediato l'uscita dell'uovo. Ma sì, giustamente l'uovo non è... il dodo dovrebbe prenderlo. Vediamo. Intanto vado a far vedere il dodo. Dentro il raggio, dovrebbe essere dentro il raggio. Il nido qua di dodo. Non lo pigli. Porto lì? Ci mette un po', vabbè, portalo qui. Perché non vorrei che sia fuori il raggio lì. Non so, non si può vedere il raggio di questo. Vedercelo. Guarda quanto è grosso. Ah, cacchio, è vero che si è rotto. Si è rotto l'aria condizionata. Ma ci vedo degli animali. Stanno muovendo fuori. Pigliato? No, non l'ho preso.
Tanto ammetto questo perché ci rovini. Todo il cibo ce l'ha. Lo so io perché non lo piglia, perché è pieno. Ecco perché era pieno il dodo. No, cosa ho fatto? No. Sbagliato tasto. Cucciolo, dammi la ho sbagliato tasto. Volevo premere T e ho premuto. Pieno, oh. Pieni, scusa. Ah, erano tutte secondate con le uova. Già, vedete. Problema logistico qua. Oddio quanti. C'è un problema logistico. No! Comunque la penso, non c'è più, non vedo più. A sto punto la prendo. Bene, 40 cuccioli di. Io non l'avevo visto che si era riempito sta fare qua. Aspetta. Riesci a. Pigliali tutti! Cavolo, mi viene il coso. Piglieli tutti! Uno, non mi posso muovere. No, mi viene il pavimento. No, dove vanno? Sembrano delle posso... Guarda che questo scappa! C'è uno qua fuori che scappa! I primi... Vabbè, tutti si chiamano E.E. perché... Peso, questo c'è. No, è tutto. Ma che ce ne facciamo di queste bestioline qua? Allora, quanti? Possiamo aprire un negozietto? Questo è completamente sì. Dentro. Ah no, è qua. Aspetta, sta un po' fermo. Bananni, niente, vabbè. Manca uno praticamente che è andato a finire. Aspetta, vediamo un po'. Oh. Questi che si chiamano. Vabbè. Comunque, questi qua. Quanti sono nati? Madonna quanti! E beh, mi sa ci sono parti gemellari qua. Avevi lasciato i due ad accoppiarsi. Sì, erano dentro. Forse erano gemellari. Sì, ma che è veramente tanto. Disabilito la passeggiata. Quindi praticamente adesso dobbiamo arrivare. Mettiamolo un po' in qua. L'esercito. Mettiamoli un po' qua che c'è vuoto. L'esercito. Oddio quante scritte. Queste sono minuscole, sembrano dei granchi da lontano. Si fa un pura. Guarda che alcuni hanno già i pugni so. Ma il pugno cosa vuol dire? Sai che non me lo ricordo. È l'imprinting forse che aumenta. Lascio qui. Poi ferma tutti. Certo ce l'ho ancora. Guarda che cambio gruppo. Allora, 3, 6. Sembrano dei pipistrellini. Veramente. Ah, bisogna disabilitare la passeggiata, sennò questi se ne vanno in giro. Fermi qua. Fermo. Guarda questo verde. Questo è mutato, mi sa. Giallino. Non riesco a pigliarlo. Ma vengono sempre con quel giallo e mutati. Fai vedere se è mutato questo? Sì, ha una mutazione. Ah, bello. Questo è mutato. Bravo, ha già la mutazione parte di madre, quindi forse allora, mutazione di colore. Passeggiata. Disabilità passeggiata. Altro, sono talmente piccoli che non riesco. Ah, quello lì sta andando. Anzi, ok, un po' di. Quindi praticamente. Però questi mutati cosa vuol dire? Che sono più forti, però hanno un livello più basso rispetto ad altri. Allora, i mutati. Ci può essere mutazione di una statistica oppure del colore della livrea, diciamo. Ma viene sempre quel giallo.
Quando c'è giallo vuol dire che è mutato proprio la skin. No, dico, non ci stanno altri colori che sono magari più belli. Sì, bisogna vedere qual è la tipologia di colori che può avere questa razza qui. Mutazione, ho capito. Però vabbè, carino. Perché variano in base anche alle zone di solito. I Vabbè, ci colori. siamo messi con la nascita del Rex, che vuol dire che li vanno venire fuori. Devo incubarlo. Aspetta un attimo. Questo. Ok, essere a posto. Ok, adesso riaggiusto qua la casetta. Rientra così chiudiamo tutto. Com'era? Più larga? C'è un problema. Ah no, è qua. Sta venendo un colpo. Trovavo le uova, è vero che le ho messe via. Era troppo pesante. E bisogna. Aspetta che accendo il dodo. Bisogna rifare del fertilizzante, perché già gli sgoccioli. Butto l'uovo per terra. Posso muovere? No. Tanto facciamo un'altra nascita. Voglio vedere se lo prende. Quella. Devo prendere tutte e due contemporaneamente, quindi. No, questo dovrebbe schiudersi. Tra 2, 1. Ah, ok. Che colore? Queste non hanno mutazioni, sembrano lo stesso colore. Quelle del ghiaccio più. Ok, si è preso l'uovo. Poi ho scoperto Ma che gli danno quella. 34, io ho le 340 quelle buone. Magari Infatti sono 340. 340 quelle buone. In natura. Vabbè. Ah bene, ci abbiamo l'acqua in casa adesso. Sì, ho messo qua provvisorio perché deve andare a L'ha funzionare preso sta cova. l'uovo, quindi. Tu ce l'ha preso, sta covando. Io vado a prendere il fertilizzante che facciamo dell'altro rifertilizzante. Se no il dodo non lavora più. Sì, la sto leggendo la chat adesso. No, è un server privato. Faccio 3. Ok, per un po' dovrebbe avere la sua robetta. L'allarme è attivata. Sì, è sempre attiva questa. Comunque avevo messo dentro la mia viverna altri chili e chili di miele, quindi dovrebbe essere super pieno. Non mi seguo quell'altra. Una viverna di ghiaccio è nata senza buggata, senza possibilità di aumentare la velocità. Cioè, vanilla, diciamo. Vabbè, forse è meglio perché io per prendere. Volevo prendere uno di. Avevo trovato sulla spiaggia dei marsupiali, lo volevo prendere con le zampe della. Ma non ci riesci proprio perché va talmente veloce che non riesci a curvare, vai a sbattere. Cioè io Sì, è ho ingestibile. difficoltà ingestibile. Forse quella lì è un po' più alleggevole. Sì, Spostiamo. praticamente questo qua, il nido di Dodo e la Nanni sono delle mod.
stavo rispondendo a una persona che sta scrivendo in chat. Gliela possiamo dare tranquillamente a Stefano. 34. A sto punto faccio nascere quella 153, che non è male. Anche abbiamo l'obiettivo, il nostro obiettivo per il momento è quello di riuscire ad arrivare a fare i boss. E appunto stiamo facendo questi T-Rex per poterli fare poi. Quindi le prossime puntate, episodi, come vuoi, andremo, affronteremo i boss. Ah, un'altra. Sì, questa è quella 153, più alta che abbiamo trovato finora. Poi sono diversi. No, dico nelle ali, la colorazione delle ali, quella è nera. Questo è di fulmine. Sì, ho un attimo un problema che col microfono, non riesco ad alzare il volume. Ma tu provi, mi senti bene? Io sì, ti sento chiaro e forte. Perché qua nelle live mi viene la voce bassissima. Devo dire come fare a mettere un attimino. Stai streamando da YouTube o da Twitch? Da Twitch. Se no dovresti usare tipo Streamlabs per gestire. Ce l'ho. Prova a aumentare il. Al massimo, infatti. Gain massimo. Se è quello, poi dopo magari ci do un'occhiata. Provo un attimo a metterlo un po' più vicino alla bocca. Portiamo già fuori le viverne? Se si possono portare fuori, sì. Avanti marsh, avanti marsh. Che cosa sono i wild? Quelli selvaggi, animali selvatici. Adesso è un po' buio, si vedrà poco. Sì, infatti. No, vabbè. Sì, vediamo quanti rex abbiamo. Ne abbiamo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una decina di rex abbiamo. Allora, dice che a te ti sente straforte, a me non mi sente per niente, dipenderà dalle cuffie, non lo so, però io prima avevo fatto qualcosa, l'avevo aggiustato il microfono, adesso ho formattato il PC, quindi magari devo aggiustare un attimino la sensibilità del microfono. Ma provo a vedere un attimo qua se si... Sì, infatti lui si sente benissimo, io lo sento bene. Ma anch'io ti sento bene, non so come mai. No, ma ho notato anch'io poi rivedendolo nel video che non c'ho. Cioè si sente tipo formica che parla. Bassissimo. Proviamo a vedere se toccando questa linea qua si aumenta un attimino. Ah, sì, dice si raccomanda di mettere le viverne nel raggio della Nanni, eh. Sì, adesso. Ma ah, yeah, mai assurda. Adesso ti abbasso io da disco. Ah, ma aspetta, si è sentito di più? Più alto? Sì, ora sei fortissimo. Vabbè, forse magari è troppo alzato, ho messo a metà, però magari è troppo. No, per lo stream, per loro va bene, io ti abbasso, posso regolare il tuo volume. Ti abbasso in modo tale che non urli troppo forte. Allora,
Questi qua sono nel raggio della Nanni, le due viverne. Sì, la Nanni ha un raggio abbastanza grande, guarda, adesso l'attivo. Vedi, arriva oltre l'acqua. No, c'è oltre l'acqua. È Ah, sì, questo. ecco, questo qua, sì, perfetto. C'è un po' di luce. Alcuni sono stati tamati, altri li abbiamo trovati in giro, quindi non sappiamo bene. Che cosa? No, lui dice quanti animali realmente abbiamo tamato di Rex. In realtà qua ancora nessun Rex. Si sente meglio, dice. Meno male. Sì, qua siamo con questa luce qua, sembrano orsi bianchi, guarda. Anche se poi comunque qua si vede Sì, ho disattivo questo. malissimo. E quanto bisogna aspettare per la nascita di questo Rex? È già pronto. Ah, c'ho pronto, vedi tu. Vuoi tirarlo fuori te? No, no. Vorrei magari mangiarmelo come ho fatto l'altra volta. So che non premi. Ok, Punto. Salvati. lo mettiamo. Qua. Sì. Vai addosso. 5 secondi alla schiusa. 3, 3, 2. 2, 1. Ah, giallo, vabbè, sì, certo. 424. Beh, Piglialo pure. i genitori erano tutti e due gialli, per forza. Vabbè, vogliamo andare. Non ho visto nemmeno se è maschio o femmina. È una femmina. Quindi come la possiamo chiamare? Ah, non lo so, dimmi te quella. Sì. Non mi viene niente questo. Lo chiediamo alle persone che ci stanno seguendo se vogliono darci Fate un un nome. nome. Sì. Ecco, questo qui ha avuto una marea di antenati. Perché poi Sì, tutti. non ha No, di una linea pura, diciamo. no, no. C'ha pure avuto una madre di nome Puffetta. Cioè una madre, uno degli antenati. Non guardare se ha avuto un'altra mutazione. Però per vederlo bisogna guardare bene gli attributi, vedere dov'è che il bonus o meno. Già diventato adulto praticamente, quasi 86% style Leo. Allora ci suggeriscono il nome di Gianna, la mettiamo Gianna allora. Vai di Gianna. Gianna sia. Allora cambia nome, mettiamo Gianna. Ok, Gianna è pronta. Cucciolo di Gianna, poi viene fuori. Ah, c'erano varie possibilità, potevamo scegliere tra Gianna, Beppa o Schiava. Schiava che nome è? Beppa Pip. Ormai abbiamo dato Gianna, il prossimo si vedrà. Mettendo passivi questi. Ma quanto è che viene giorno? Ok, ti stai portando dietro Gianna. Ah, Gianna è intaccata a me. Fermo. Dai, tolgo la passeggiata. Dove Sta per uscire dal giro lì, dalla Nanni, mi sa, vai? Gliel'ha tolta la passeggiata. Sì, ma ci mette un po' prima che
effettivi, realmente. Fin Ciao. qua. Perché siamo ancora questo? Ecco, stai ferma. Continua. Ah, mo schiaccia uno di quelli lì. È disabilitata la passeggiata. Ribellina questa. Perché? È ingestibile, Gianna. Ok, ci dovrebbe essere un modo per trovare tutte queste scritte, non si vede niente. C'erano tutte queste scritte lunghissime. Vedi? Ti va, no? Che si muove. Come ha No. messo Leo? Adolescente. Ma perché mi sembra che sia un'impostazione del server. I nomi, le scritte in teoria, boh, si potrebbero togliere in locale, cioè dal client. Vedere. Una volta mi pare ci fosse Ah, io mi l'opzione. ricordo che c'è l'opzione dal pannello di admin di poter togliere le scritte. Anche perché poi alla fine non. Vabbè, non servono a niente, però guarda quante scritte che ci sono, più ne male. Col tasto H viene fuori sta roba qua, viene l'orario del server, la temperatura, il giorno, eccetera, eccetera. Ma non è che vanno via. Darsi. Una volta era il backspace per togliere le scritte. Poi l'ho cambiato, non mi va. Prova te a premere il Ah, l'ho fatto backspace. il. Sì, fatto, me l'ha tolto. Ah, sì, beh, adesso si vede meglio, cioè. Tanto poi che servono tutte quelle scritte? Se me lo rimetti. Basta fare così e così. Sì, backspace. Ah, c'era anche alterno, poi togli anche l'interfaccia. Sì. Finalmente, appunto, è quasi giorno. Ah, giusto, comunque Gianna è nata e quindi a questo punto basta, non abbiamo più da far nascere niente per oggi. Beh, se vuoi possiamo fare accoppiare altri due Rex. Gian. No, questa sarà pronta fra 2 ore e 40 di nuovo. Dobbiamo. Due femmine e un Prova a maschio, fare vuoi provare con queste? accoppiare un giallo e un bianco per vedere che cosa esce fuori se viene un miscuglio, ma però forse prende o dal padre o dalla madre il colore. Un niche imposto avvicinare di più. Proviamo con queste due Ma femmine infatti qua. lo so, che sono i 20 secondi di ritardo. Allora, togliamo questi, li spostiamo, li mettiamo quelli nuovi che dobbiamo far accoppiare. Ah, li sto già facendo accoppiare questi. Ah, sono già legati là. Ok. Solo che mi sa che il presidente Ma non ci questi arriva l'hanno finché. colorati loro di Ah rosso no, sì. lassù o sì, io non l'ho mai visti. Cresta? Vediamo un po', questo qui è. Ma la femmina dovrebbe essere questo. No, non due femmine.
Boh, io non vedo fuori. Qua sì, 17%. Ma perché No, vedi, non è il colore suo naturale, il rosso. non vedo? Io non vedo la tacchetta, non riesco a vedere. 63, 64. Questa è al. Guarda i piedi, sempre guarda più o meno le zampe. Niente, non me la fa vedere. Qua, guarda dritto qui. Allora dice di guardare che non sia un wild, che non sia un wild con uno mutato, che possa, che potrebbe rovinarvi le statistiche. Controlla un attimo. Ah, ma questi sono già tutti mischiati. Sì, sono già figli di figli di Sono figli. comunque tutti, sì, breddati. Quindi è meglio prendere, far accoppiare wild con wild alla fine. Beh, se vuoi controllare le statistiche, sì, prendi due, inizi da due Rex a livello massimo, wild, fai accoppiare cercando. Aiuto. Ah, eccoli qua, due uova addirittura. Uno bisogna che lo prendi te, perché fa vedere se posso, se sono lì, andiamo a metterli vicino al dodo. Ho buttato così per terra. E il dodo dovrebbe raccoglierli. Tra un po' dovrebbero. Eccoli. Presi. Mazzo, spariscono immediatamente. Guardate le statistiche di Gianna. Ah, ecco, già giusto. Dice che non vedevo più il coso perché devo mettere le Vedi, scritte. Gianna sarebbe un po' da uccidere perché, vabbè, gli è uscito un 69 in salute, ma c'è 66 in ossigeno. Vai. Sì, In non capisco velocità, per beh, qua cosa c'è la serva. velocità. Vediamo un attimino. 58 in forza non è proprio più alto valore possibile. Gianna, non so quanto possa rimanere io. Gliela possiamo dare a... Che tante sopprime. No, perché se dovremmo rifare tutto il breeding da capo, insomma, sì, ci metteremo un bel po'. Vedi che questo invece ha preso Essendo un solo. server custom, un official, livello dei wild a 255, forse potrebbe permetterci un po' di essere di maniche larghe. Ma non c'è bisogno che uccidiamo, lo lasciamo in mano al nostro compagno, adesso lo faccio vedere. Lui ci pensa lui. Che fa da banco di prove tutti i Ecco, giorni. così in campo. In campo, sì, un compagno, voglio dire. Sì, no, che gun eutanasia, lui ci gira e muore dopo 10 minuti. Ci pensa lui a... Sì, già è destinata alla morte. Ci abbiamo anche la tomba qua, praticamente pronta per i vari animali. Bisogna fare la sella di questo. Solo un attimo vedere sopra il tetto qua, che abbiamo messo queste piante.
Ma qua non si può salire. Come sei andato sul tetto per mettere le piante? Ho fatto una botola al piano di sopra. Ok. Vediamo un po'. Ah, sì. Dicevamo. Ah, ma mi viene... Ah, sì, devo mettere le scritte. Ok, distruggi. Non riesco a No, salire. salta e premi, dovresti riuscire ad arrampicarti. Ecco, guarda che stanno Eh no, entrando mi in viene... azione. distruggi. Sali. Ma non potevi mettere anche un altro pezzo sotto? Guarda, la Ah, ecco, scala è adesso è premi. arrivata, è arrivata. Io mettere... Sì, conviene metterle pure qua, magari qualcuna. Lungo tutto il perimetro, sì. Vabbè, No, tutto, tutto negli angoli. no. Negli angoli, sì. Vabbè, per il momento. Per lì. Ah, ma no, vedi che non c'ha più il tetto la cosa lì. Sì, l'ha distrutto un Argentavis prima. No, sì, non lo E ha ucciso un puoi condodo. dire. Ah, era dentro il dodo quindi. O era quello fuori? No, era fuori. Questo Ma è riuscito, non quelle so. lì richiedono la large, il pot large, Pensi. vero? Ah, quello facciamo. Ah sì, faremo una puntata speciale sull'eutanasia di Gian. Sarà bestia però. Vediamo un po', aspettiamo adesso questi qua nuovi che cosa vengono fuori, sperando che non vengano ancora con l'ossigeno a palla. Vediamo un attimo. Devo fare un'altra. Ma io ho il viso macchiato, sono rimasta con la faccia macchiata di rosso. Te l'hai fatto te? No. Pensavo di sì. Ah, può darsi che mi sono data una pennellata senza volere, non mi sono ustionata. Penso che fosse un effetto momentaneo della... Sai che quando c'è quel colpo di calore? Sì, può darsi. Il server PWS. Oh, dopo me la tolgo allora. Cioè, infatti non va più via. Oh, Leo è pronto. Oh, per salire qua ti voglio. Quei due qua bisognerebbe farli accoppiare di nuovo, sperando che esca una femmina. Vero? Oh, se non riuscite a salire. Io faccio, ne metto qua una. Allora, mettiamola. Ah, bisogna mettere la fare d'acqua dentro poi nel pot per far nascere lì la bottiglia lì, come si chiama? No? Ma basta metterci, sì, la boccettina. Poi Devo farle. se viene a piovere si riempie da solo, non c'è bisogno di starsi dietro più di tanto. Allora. Dopo, tanto comincio a mettere così. Mettiamo un altro qua. Poi faccio le boccettine. No, così non beccano nulla fuori però. Vieni a farle rialzati questi. Fare Come rialzati? una piattaforma rialzata con una foundation. Oh, togliene. Così guarda. Qua nell'angolo c'è lo spazio. Non mi frego una foundation. Infatti sembrano quelle pitture da guerra, manco a farla apposta, ma... sembrano
Guarda che c'è una macchia, una foglia in faccia. Sì, avevo da pitturare e si vede che ho fatto. Mi sono data una pennellata in faccia. Non me ne ero accorta perché mi vedo sempre di spalle. Madò. Spero che devi pitturare anche il corpo. Bianco su. Un po'. Tanto c'ha 500. Ora, seme fertilizzato. Comunque adesso dovrebbe essere pronti i Rex, o Far nascere, sì. vediamo cosa viene fuori e poi stoppiamo qui. Vedere. No, sono a metà. Ancora? Spero che ci aveva messo meno tempo. 42% ancora. Ok. Ma Ci serve fertilizzante, intanto prendo le cose della serra. Sono pesante. mandalo qua, altro fertilizzante. Poi strapieno, non produce più. Devo pomparmi un Sasso qua. po' il peso. Ancora un... Questo discorso. Pesa così tanto. Ah, ho 60 di carne marcia, forte. Ah, qua dobbiamo mettere la fibra. Alla voltoio, sì. Sì, meglio. Vabbè, vado a fare un po'. Ah! Però il falcetto non ce l'ho più nel. Mi mette queste patate in, sì, in forno, stavo dicendo. In frigo. Buone. Carote, via. Patate, via. Ah, ecco il falcetto dove era andato a finire. Ne avevo fatte altre due di pot lì. Ne potrò mettere uno se non ce la sto a fare. Facciamo uno direttamente qui dentro al coso, al pollaio, diciamo. Chiamiamo pollaio. Sul tetto. A parte il fatto che devo rifare il tetto qui, mi si. No, sono. Vedi, non funziona. Determinati punti. Allora, legno e fibra. La fibra devo andare un po' a fare. Ok, dovrebbe bastare. E poi legno. Quindi devo recuperare un dodo femmina praticamente. Già. Oh, questo qua cos'è? Dove è andato? Sparito. Ecco.
stamina, perfetto. Proprio lento. Sì, c'ha tutte le i DLC di Ark di questo server. No, è morto. Perché? Sì. Il dodo. Era caduto per terra. Forse è un pugno troppo forte. L'hai scaraventato via così? Non lo so, non stavo guardando la chat e me lo sono visto morto per terra, non so per cosa sia successo. Allora, ah sì, devo mettere il tetto al pollaio, me l'ho già dimenticata. Ah, quanto ci vuole ancora per quei Rex? Adesso controllo. Sono pronti. Aspetta che metto là il tetto. Se riesco a mettercelo, ok. Almeno sono un po' più riparati. Chiudo questo. Andiamo a vedere questi qua cosa sono usciti fuori. Ma comunque se togli le scritte poi vai a togliere anche la barra, tutto quanto, quindi c'è giusto un attimino così. Sì, perché toglie tutta l'interfaccia. Tutta l'interfaccia, sì, esatto. Dai che sei andata a finire, che dobbiamo fare... Sto chiudendo... Il clou. Qua le serre dei... Delle nuove nascite, vedere un po' com'è. Vero. Siamo? Uno... E due. Vediamo un po'. Oh, addirittura tre gemelli. Questo da solo. È vero, sono proprio gemelli poi, di stesso colore. E questo sta scappando. Aspetta. Ma perché... Ah, non mi era venuta l'aria. Sempre... Poi dopo gli daremo un nome. 4-3-2, 4-3-8. Vediamo un po' le statistiche. Beh. 83 6 69 velocità. No, no, è un server privato dove comunque si può accedere tranquillamente. Ma un ritardo enorme, io sono ancora dentro in live sul nel pollaio. Sai cosa? Perché tu dovresti streamare direttamente da OBS, mutarti su Discord. Vabbè, abbiamo un po' di 20-30 secondi, un minuto di ritardo. Sto succedendo. Magari aumentando un pochettino, magari. Oh, questi di non è che siano usciti granché. No, perché giustamente, come ha detto sto ragazzo, bisognava fare le incroci tra wild e wild, venivano migliori. Questi sono troppo, forse.